professeur d'histoire de la musique au conservatoire Nino Rota de Monopoli en Italie. Il est titulaire d'un doctorat en musicologie de l'Université de Liège et il est notamment spécialiste de la musique d'église de l'Italie centrale au Moyen Âge. Allora, grazie a tutti innanzitutto per l'invito e per aver accettato la mia proposta di relazione. E nel suo saggio La socievolezza, Georg Simmel riflette sul valore simbolico della musica e come questa possa diventare una sorta di materia ideologica capace di plasmare la realtà. Tale circostanza risulta dialetticamente condizionata sia dalle possibilità offerte dal codice musicale esistente in quel dato momento storico, sia dalla capacità del compositore di evocare, con i mezzi che la tecnica compositiva offre, le rappresentazioni oggettive, quelle cioè non legate all'istinto, sia esso religioso che guerresco o erotico, ma all'arte. Il concetto di rappresentazione oggettiva in musica ben spiega la funzione simbologica della stessa all'interno della società d'ancien régime. Se la rappresentazione oggettiva riguarda un processo interno alla musica, visto da Simmel ancora purtroppo in un'ottica evolutiva, il suo spostarsi sul piano dell'ideologia e del simbolo può spiegarne la funzionalità. Il concetto di rappresentazione introdotto da Simmel si avvicina al significato latino di rappresentatio, con cui si designa un concetto spesso equivalente ad un simbolo o ad una metafora. Il potere politico si è servito sin dall'antichità di queste metafore, soprattutto per giustificare la figura del sovrano quale incarnazione dello Stato, racchiudendo in sé, come Ernst Kantorowicz ci insegna, il sistema allegorico dei due corpi, quello appartenente alla sfera terrestre e quello proprio della sfera simbolica. La figura di Luigi IX ben rappresenta questo dualismo. Solo dopo l'unzione ad opera dell'arcivescovo con l'olio reputato miracoloso perché portato dallo Spirito Santo per il battesimo di Clodoveo è possibile svolgere la cerimonia di incoronazione e il potere taumaturgico che ne deriva, quello di guarire la scrofolosi. In questo rito di passaggio Dio si fa re e nello stesso tempo garante del contratto tra le tre componenti del regno, il re, il clero e il popolo. Il significato e il ruolo della musica in tale prospettiva è quello di essere parte integrante di un cerimoniale che tramanda metaforicamente sia l'espressione del potere terreno che l'identificazione identitaria e nazionale della regalità temporale con quella celeste. Una liturgia il cui testo si può leggere nel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi, latino 1246, che restituisce proprio l'ordo ad consecrandum et incoronandum regem, ispirato al rito di incoronazione di Luigi IX, avvenuto il 29 novembre del 1226 a Reims e consacrato da Jacques de Bazoches, vescovo di Soissons. Benché l'uso del canto sia indicato in diversi punti del cerimoniale, come ad esempio prima della messa, quando le campane suonano, il clero canta il Te Deum e il popolo intona il Kyrie Eleison, la musica è notata e limitata a solo 4 brani relativi al repertorio liturgico monodico. Il responsorio Ecce Mitto Angelum Meum, eseguito all'inizio del rito, quando il re esce dalla sua camera ed è portato in processione in chiesa, l'antifona Domine Salvum Fac, una volta che il sovrano è entrato in cattedrale, l'antifona Unxerunt Salomonem, dopo che l'arcivescovo ha unto il re con l'olio santo dell'ampolla sulla testa e sulle spalle, sulle braccia e sulle mani. Il responsorio Desiderium Anime, una volta incoronato il re e accompagnato dall'arcivescovo dall'altare al trono attraversando il coro. La necessità di apporre in extenso la notazione musicale nell'ordo avviene nei 4 istanti più significativi del rito: l'uscita dalla camera, la processione sino alla chiesa, l'unzione e l'incoronazione. Il momento in cui la musica esprime l'incarnazione tra re celeste e re terrestre è proprio durante la sacra unzione, dove secondo la tradizione lo Spirito Santo scenderebbe dall'aldilà impregnando la santità dell'unto del Signore. Il testo dell'antifona dice infatti: il sacerdote Sadoc e il profeta Natan hanno unto Salomone, re di Gion. Avanzandosi gioioso, hanno detto: viva il re per l'eternità.
Vivat Rex in Eternum, dove anche la musica sale con gradazio enfatica e con diversi melismi. Un'altra fonte importante è il manoscritto Assisi, Biblioteca Comunale 695, appartenuto al cardinale Matteo Rosso Orsini, nipote di Papa Niccolò III, e proveniente dalla zona Parigi-Reims. Nella sezione del graduale del codice si trovano 3 tropi polifonici sui totali 7. Questo manoscritto è l'unico superstite dell'area di Reims ad esemplare, almeno nella prima metà del 200, accompagnamenti a più voci. Questo piccolo nucleo è da considerare un prototipo di messa polifonica remense, fiorito avanti quella dei grandi cicli, che in seguito culmineranno nella famosissima trecentesca Mestre Notre Dame di Guillaume de Machaut. Il testo dei tropi polifonici di questa Mestre Reims evidenzia le diverse tipologie regie. Il re che si evince dal Kyrie sum rex sempiternem non è più soltanto l'eletto di Dio, l'unto del Signore, né l'immagine, rex imago Dei, il re immagine di Dio. Il re è Dio in terra, perché la vocazione di un re è quella di essere su questa terra un imago Dei, un'immagine di Dio. E l'icona di San Luigi che emerge nei tropi, appunto Sanctus Voci Vita Sit e Agnus Dei Factus Homo, risulta invece la riuscita imitazione moderna di Gesù, del Cristo della Passione. A Luigi IX, secondo quanto stabilito dagli specchi dei principi carolingi, prima di tutto la giustizia. Rex justice pater pie eleison, recita infatti il verso 1b del primo tropo. In secondo luogo, come ha indicato Bonifacio VIII nel secondo sermone pronunciato per la canonizzazione del re, la pax, perché Luigi è un rex pacificus, in senso escatologico. Pax patri pari potestate leison, afferma il verso 2c del primo tropo. Se la rappresentazione di scene di guarigione fisica e spirituale nel portale interno nord della cattedrale di Reims, che dava accesso alla cappella in cui veniva portata la Santa Ampolla e da dove passava Luigi IX per andare a toccare gli scrofolosi, poteva alludere al fatto che il potere taumaturgico del re traeva origine dalla sua unzione, l'unzione del re da parte dell'olio celeste proclamava d'altro canto la superiorità del sovrano francese su tutti gli altri. San Luigi legittima tale potere miracoloso, salvifico e misericordioso, esercitandolo e qualificandosi proprio come Rex Christianissimus, Salvator mortis nostre tua morte leison, primo tropo verso 2b, hic est cibus, hic est potus dans manna vivificum, secondo tropo verso 5a, virginis auxilio propulsis hostibus omnem, tropo terzo verso terzo. Insomma, i tre brani sembrano rispecchiare globalmente la personalità tripartita di Luigi IX, il re delle tre funzioni, amministratore della giustizia, amante della pace e taumaturgo. Ma egli fu anche un re santo, non per le sue miracolose azioni militari, come re di Norvegia, Danimarca, Svezia, Ungheria, capaci di conversioni di popoli interi, ma per la sua santità individuale, non propriamente legata alla funzione regale. San Luigi è un santo francese, un santo dei mendicanti, un santo popolare. Il culto di San Luigi inizia dopo la canonizzazione, avvenuta l'11 agosto del 1297 da Papa Bonifacio VIII, e avviene attraverso 6 uffici liturgici diversi composti in suo onore e tramandati nella tradizione domenicana, cistercense, francescana e di corte. La musica ha toccato soprattutto quest'ultimo cerimoniale di derivazione secolare e di corte, che è sopravvissuto nei libri liturgici francesi dal Medioevo sino al 1622. I brani di questo ufficio, strettamente legato all'Île-de-France, nello stesso modo in cui San Luigi, come dice Le Goff, fu un re dell'Île-de-France, sono tutti monodici, così come lo furono quelli che nel corso del XVII e XVIII secolo andarono più volte a sostituirli, quale il credo di una messa gregoriana di Henri Dumont, apposta in calce alla pubblicazione dell'ufficio cantato del santo nella chiesa di Saint-Louis-en-Lys di Parigi nel 1742. Ma a Roma, tra il 1616 e il 1618, Vincenzo Ugolini, maestro di cappella di San Luigi dei Francesi, la chiesa nazionale del re cristianissimo, compone polifonicamente parti del primo vespro
dell'ufficio di San Luigi, quello di tradizione reale, svelando che in questa istituzione era in auge non il rito romano, ma quello francese post-tridentino. L'utilizzazione del cerimoniale parigino a Roma nel primo decennio del Seicento ha naturalmente un significato forte sul piano politico ed è portatore di simboli che espletano il grado di significativa efficacia di un potere reale esercitato a distanza e limitato allo spazio di una chiesa. Tale rappresentazione produce un immaginario specifico dove le cerimonie legate a San Luigi costituiscono l'ambitus simbolico della stessa azione reale, in cui il principio retorico della persuasio costituisce il nocciolo della propaganda e della legittimazione del potere stesso. E la persuasio apre proprio il problema della produzione e della ricezione del rito. La monarchia ha bisogno della Chiesa per sacralizzare la propria regalità, in quanto nell'ufficio sono evidenti quei gesti, quei simboli e quelle idee sedimentate e vive grazie ad un'antica e consolidata tradizione di origine secolare e reale. L'ufficio per la festa di San Luigi si svolge nella Chiesa del Santo Titolare, che è una chiesa nazionale di rappresentanza diplomatica e alla presenza del Collegio dei Cardinali. La musica qui è concepita per avere una funzionalità adatta alla liturgia e nello stesso tempo all'immagine politica. Sul piano religioso deve suscitare, nei confronti del santo re, devozione, adorazione, quale espressione di valori di integrazione sociale e comunitaria di tutti i residenti francesi a Roma, proteggendoli e vigilando su di loro in terra. Sul piano politico promuove l'immagine e la gloria del re. I rettori di San Luigi dei Francesi, nel commissionare nuove musiche polifoniche per i Vespri, hanno senza dubbio tenuto conto del principio retorico della persuasio. Vincenzo Ugolini infatti sceglie di pubblicare come piccoli mottetti a tre voci pari organi solo quelle antifone del primo Vespro della festa di San Luigi, aventi semplici armonie con un virtuosismo limitato, perché maggiormente aderenti ad un modello di devozionalità popolare fortemente sentita per il santo. Restano manoscritte tutte quelle composizioni che possiedono una valenza di rappresentazione politica, anzi in alcuni casi il maestro fornisce due versioni dello stesso brano proprio per diversificarne il ruolo all'interno della ricezione del rito. Della prima antifona, Ludovicus Decus, e anche della quarta, è tramandata infatti oltre alla versione a tre voci pari, anche quella a 16 voci in quattro cori. Trattasi dei pochi componimenti con questo organico composti da Ugolini per l'ufficio di San Luigi, assieme all'inno Gaude Mater Ecclesia, strofe pari senza testo sotto la musica, e al mottetto celebrativo Justus Cor Sum Tradet. La decisione di creare quattro brani a 16 voci deriva dalla loro attestazione di forte funzione rappresentativa e simbologica del rapporto Dio Luigi IX Luigi XIII, che alla sua preghiera la folla dei fedeli entri nella gioia del Re Supremo, antifona prima, il popolo di Francia senza fare come una nazione straniera porti le tue lodi a Cristo, antifona quarta, che inganno, rabbia e violenza siano banditi, che Dio ci incoroni per l'intercessione di questo re meraviglioso, dice l'inno, ed egli spanderà come pioggia gli insegnamenti di sua sapienza e al Signore darà lode nella orazione, il mottetto. Nel mottetto celebrativo a 16 voci, Justus Cor Sum Tradet, dove si attua una fusione tra due antifone per i vespri del comune dei confessori non pontifici al quale appartiene San Luigi nel rito romano, con alcuni frammenti del capitolo 39 dell'Ecclesiaste, è evidente negli ultimi tre versetti del brano la glorificazione della saggezza di San Luigi, ovvero quella di Luigi XIII, non a caso chiamato con l'appellativo il Giusto. La sua sapienza sarà predicata dalle nazioni e le lodi di lui saranno celebrate nella Chiesa. La policoralità meglio esprimeva quella forma di rappresentazione politica, di propaganda e di legittimazione che il principio retorico di persuasio incarnava. La policoralità romana era infatti sinonimo di gesti sonori magniloquenti, espressioni di organici contrapposti e collocati in punti diversi dello spazio della Chiesa che eseguivano complesse costruzioni ricche di enfasi, di retorica, di effetti d'eco al fine di emozionare, stupire, muovere affetti ed eccitare l'animo dei fedeli.
Questa tecnica compositiva ricca di simbologia era nata per glorificare la sacrale figura del vicario di Cristo e quindi nell'ottica di intersecare il divino con il terreno, ben si adattava anche a far percepire non solo la grandezza del Re Santo, ma soprattutto la nobiltà, l'eccellenza e la magnificenza del suo vicario, il Re Cristianissimo. Lo si evince anche da uno stringato intervento dialogico dei due cori, concepito da Ugolini sempre per la festa di San Luigi, quis est ister ex, e tratto dalla rielaborazione degli ultimi due versetti del Salmo 23, Domini est terra, dove si dice quis est ister ex glorie, risposta Dominus virtutum ips est rex glorie. Ad introdurre il componimento sono il soprano e l'organo del secondo coro, mentre a rispondere e a concluderlo i due soprani e l'organo del primo coro con una tessitura molto acuta delle voci. Ugolini aveva a disposizione esecutori abilissimi ed acclamati in tutta Roma, quali Marcantonio Pasqualini, di cui ne fu maestro. Ugolini scrive il brano sulla carta con grande rapidità scrittoria, quasi nervosa, e lo inserisce in uno spazio libero della pagina sottostante la sezione finale di un Laudate Pueri Dominum a 12 voci e organo. La laconicità di questo componimento, 16 battute in tutto, 3 parti vocali e 2 organi, supplita dal carattere fortemente simbologico del testo, il re terreno San Luigi IX, ovvero Luigi XIII, che va a sovrapporsi con il re celeste, nonché la tipologia dialogica ed enfatica del contenuto, risultano caratteristiche tipiche di un acclamatio, sorta di reminiscenza della tradizione antica del cerimoniale reale dell'incoronazione, che prevedeva l'acclamazione del sovrano per mezzo di una lauda regia, come il Vivat Rex in Eternum, che abbiamo visto prima, o il Vive le Roi. Guardo a caso a tali acclamazioni, se si riscontrano anche nel già citato manoscritto 200esco di Assisi, dove sono tramandate le laudes regie Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, le quali possiedono appunto le invocazioni Domino nostro, eccellentissimo regi francorum, a Deo coronato, eccetera, eccetera. Tutte queste laude, siano esse antiche che moderne, tendono ad identificare con forza il concetto di divinità con quello di re, Deus Christus uguale Rex, ravvisando nella gloria del governo celeste quella del regno terreno e attribuendo la conseguenza e salvezza anche taumaturgica al Dio Re. È interessante notare come la tradizione delle acclamaciones venga ripresa anche dal mottetto a tre voci in onore di San Luigi in Timpanis et Organis, H323 di Marc-Antoine Charpentier, eseguita per la festa del Santo il 25 agosto del 1679. Tale elemento è collocato proprio a conclusione del brano Ludovicus triumphet, Ludovicus rege, regnet, Ludovicus vivat, e sembra essere destinato non solo al re celeste celebrato nella festa, ma anche ad esaltare la magnificenza di Luigi XIV. Interessante notare come il mottetto presenti lo stesso numero di voci delle antifone a stampa di Ugolini, in più naturalmente vi sono gli strumenti. Lo stesso testo è usato da Charpentier anche in altri due mottetti, H320 incompleto, e ad una voce, strumenti basso continuo del 1677-78 e H332 a tre voci, strumenti e basso continuo del 1683. In tutti e tre i componimenti la scrittura vocale strumentale imita quella di una fanfara. Lo stesso testo dice in timpanis et organis, in tubis bene sonantibus laudate regem regum et cum jubilazione celebrate Ludovicum. Anche in questo caso la musica e il testo non fanno altro che creare un'ambigua sovrapposizione, uno scambio di immagine tra San Luigi e Luigi XIV, tra ciò che è sacro, la celebrazione solenne del culto religioso del Re Santo, e ciò che si riferisce in un solenne apparato regolato da un meccanicismo politico volto ad esternare il potere assolutistico e la gloria del re quale obiettivo politico prioritario. Charpentier sceglie poi di usare una scrittura musicale simile ad una fanfara, imitando quegli strumenti en plein air, simboli sonori privilegiati di grandezza e di comunicazione regale che precedono e accompagnano il re sole e dove il monarca diventa il soggetto centrale di uno spettacolare rituale pubblico. Tale parodia di fanfara si ritrova anche nel gran mottetto per San Luigi o Felix et Fausta Dies di François Estienne, scritto a Lione tra il 1718 e il 1727, quando il musicista era maître de musique presso l'Accademia dei Giacobini.
Si tratta dell'unico grand motet dedicato al Re Santo, come nel brano di Charpentier, ma nella seconda parte del componimento si fa riferimento ad una fanfara celeste. Sumite psalum edate timpanum, sonate tube, resonate plectra, dove il conclusivo coronas dovicus textite fa esplicito riferimento alla corona splendente del re regnante Luigi XV. L'intrecciarsi di piani simbologici distinti, il sopravvivere di una prospettiva di longue durée, di tradizioni antiche come le acclamaciones, il processo di rappresentazione che vede il corpo immaginario del Re Santo mutarsi programmaticamente nel corpo simbolico del Re Cristianissimo, divenendo l'anima stessa dello Stato, porta la musica al centro di uno scambio tra un insieme di regole organizzanti un rito religioso ed altre governanti la vita sociale di uno Stato. Si tratta in sostanza di una intermediazione tendente a progettare la musica sacra non più come testimonianza accumulativa di un mecenatismo più o meno estetizzante, espressione cosciente, volontaria, di diverse strategie di committenza, ma in una prospettiva organica che articola il rapporto potere-arte nel senso di una strumentalizzazione del primo sulla seconda, i cui effetti indotti sono espressione di quel concetto retorico di persuasio al servizio della propaganda regia. Grazie a tutti. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a, il y a des questions? Est-ce qu'on peut poser des questions en français? Oui, si je comprends, si vous. Sì, sì, Rimedi, una presentazione splendida. Un dubbio, cioè, tu hai spiegato molto bene nella musica di Charpentier e anche dei compositori aspetti proprio tecnici musicali per le figlie alle fanfare, alla legalità della musica. Volevo sapere se questo lo hai provato anche nel repertorio precedente, cioè in questi motetti di Ugolini, a parte il discorso testuale e la solennità delle 16 voci, cioè ci sono proprio dei tratti musicali che possiamo delineare specifici rispetto a questa regalità. Grazie Luca per questa domanda. E in effetti questo è un problema abbastanza complesso. Noi sappiamo come la musica abbia una certa difficoltà a dover in qualche modo rappresentare qualche cosa, è un linguaggio semantico abbastanza astratto. Chiaramente il testo ovviamente ci fa capire in modo maggiore quello che il musicista magari ci vuol dire. Nei repertori precedenti, purtroppo, per quanto riguarda ovviamente la Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, non ci sono testimonianze, fonti sopravvissute che ci diano delle indicazioni precise sul, diciamo, sul questo aspetto del rituale. Le prime e le uniche che ho trovato sono quelle di Ugolini, oltre che una prière di Francesco Soriano, che era stato appunto anche lui maestro di cappella a San Luigi dei Francesi prima di Ugolini, ma è molto breve, non si evince lì l'elemento, diciamo così, di in qualche modo di sovrapposizione. Probabilmente io credo che nel Seicento, e in particolare nel Seicento ovviamente romano, la cultura ovviamente del barocco, la cultura politica anche diplomatica, i rapporti complessi, amichevoli sotto i barberini e più complessi sotto i pontefici successivi nei confronti della Francia, abbiano chiaramente indotto ovviamente a creare anche delle musiche che in qualche modo ci dessero la possibilità dessero la possibilità appunto di creare in qualche modo, di esprimere a distanza, come ho detto io, la magnificenza del re. Per Ugolini, la cosa è abbastanza semplice, nel senso più semplice dal punto di vista ovviamente dell'interpretazione, perché chiaramente noi avendo soltanto alcune composizioni a 16 voci, e queste sono le uniche appunto che lui scrive per l'ufficio di San Luigi, per magnificare in qualche modo il re. Sarebbe interessante capire anche alcuni brani specificamente per quale
tipologia anche di occasione sono stati scritti. Forse alcuni, per esempio, penso anche per le Vede Louis XIII, appunto questo punto importante della, così anche della monarchia francese, la possibilità appunto di avere appunto un erede, eccetera. E chiaramente purtroppo si fermano Ugolini, perché poi a partire dal 1622 proprio nella chiesa di San Luigi di Francesi viene utilizzato un altro cerimoniale, che è quello romano. Probabilmente alcune antifone rimangono, ci saranno state, ma saranno cantate probabilmente in canto monodico, non dico gregoriano perché è una parola troppo complessa, diciamo. E questo avviene anche in Francia, perché se noi vediamo l'ufficio francese nei vari libri liturgici e il suo sviluppo, diciamo così, nel corso del Seicento, i diversi vescovi di Parigi che spesso lo cambiano, ne cambiano ovviamente le antifone e quindi la struttura, però sono tutte composizioni appunto di tipo monodico. E quindi ecco, penso che a Roma l'aspetto ovviamente della tradizione pontificia, quella cioè di in qualche modo creare delle musiche che siano importanti soprattutto per celebrare la grandezza dei pontefici, poi siano passate ovviamente anche ad altre forme, e utilizzando ovviamente sempre la stessa tecnica. Non abbiamo compositori francesi nel corso del Seicento a San Luigi dei Francesi a Roma, ma tutta la musica è romanizzata. Nel secolo precedente no, abbiamo compositori francesi, anche maestri di cappella francesi, fino ad arrivare appunto alla fine del secolo con Ruggero Giovannelli. Però anche qui le fonti che noi abbiamo, e che sono per esempio nei Codici Vaticani, non ci danno minimamente alcun mottetto o alcuna, diciamo così, segnale di ufficio liturgico relativo specifico di Luigi IX. La spiegazione potrebbe essere data anche dal fatto che la Chiesa non è solo dedicata a Luigi IX, ma quando appunto Caterina dei Medici la fece appunto consacrare, è dedicata anche alla Vergine, e quindi sono questi forse probabilmente i due elementi, diciamo così, importanti. Non so se per te va bene, se vuoi sapere. In italiano o francese? In italiano. In italiano. Francese. Faccio prima in italiano, poi in francese. No, una domanda. Siccome il repertorio di San Luigi dei Francesi in qualche modo anche rappresenta un'identità francese, mi chiedevo se c'era anche nel volume di Bouligny o nel repertorio precedente una forma di intenzionalità nel voler creare un suono francese. Siamo proprio all'epoca in cui gli stili, anche c'è un inizio di riflessione sugli stili nazionali. Certo. E se giocano un po' con questa potenzialità di un suono francese. Sì, in effetti questo problema c'è. J'ai pas traduit, pardon. Ah, oui, oui. Je me demandais si au répertoire de Saint-Louis des Français, les compositeurs, et notamment de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe, jouaient un petit peu avec une image sonore de la France à travers des procédés compositionnels. Noi abbiamo una testimonianza di uno forse dei più importanti maestri di cappella di San Luigi dei Francesi del Seicento, Antonio Maria Batini, che scrive un capitolo in versi dedicato a Sebastiano Baldini, che era questo poeta, diciamo, un po' anche ribelle, romano, legato appunto anche ai Chigi e quindi anche al pontefice, in cui dice che nella chiesa di San Luigi dei Francesi si canta in modo lidio, come a Parigi. Questo elemento direi che è molto importante, perché ci fa capire probabilmente come tutto un repertorio poteva essere modellato in quel senso. E il fatto, per esempio, che anche Charpentier componga questi mottetti dedicati a San Luigi a tre voci, come lo fa Ugolini, siamo comunque sia abbastanza distanti, relativamente distanti all'interno del Seicento. Io credo che sia un fatto importante. Nel caso di Ugolini chiaramente non ci sono gli strumenti, perché a Roma
venivano aggiunti così, non erano mai scritti in extenso, oppure i piccoli mottetti erano soltanto per le poche voci, perché c'era l'esigenza di farli cantare anche in chiese dove vi fossero delle piccole cappelle, quindi con pochi cantori. In Charpentier chiaramente vi sono gli strumenti, sono indicati gli strumenti, quindi è tutto un altro linguaggio. Però appunto sì, si procede per terze un po' anche lì e si procede per terze anche di là, se vogliamo. Adesso certamente questo problema andrebbe approfondito. Il problema è che mancano i manoscritti, le fonti musicali, perché questi compositori, pur essendo maestri di San Luigi, pubblicano, soprattutto in antologie, però con lo stile romano del tempo, che è quello un po' vicino a quello di Carissimi. E quindi questo sarebbe un aspetto che andrebbe, diciamo, forse su alcune composizioni anche di Ugolini probabilmente andrebbe maggiormente approfondito, perché appunto Abbatini lo dice, si canta in modo lidio come a Parigi, quindi sarebbe interessante capire che cosa intende lui. E anche secondo me è una delle matrici della nozione di stile nazionale, è certo, proprio dei modi. Dei modi antichi, dei modi antichi, senz'altro. Dunque, senz'altro. Siamo proprio in quel, sì, momento. Sì, di fatti. Lui lo dice nel 1667 circa, quindi siamo molto avanti nel Seicento, proprio alla fine del magistero. Però questo è indicativo. Però purtroppo tutte le musiche celebrative per la festa di San Luigi sono andate disperse. Grazie. Però è un dato interessante. Grazie. Je crois qu'on est un peu en retard, je vais me permettre une dernière question rapide en italien. Se non ero, ha detto che dal 1622 si torna al rito romano. Mi chiedo se le successive riforme al rito parigino del 1705, degli anni 30 del 1700 vengono riprese a Roma o se si resta al rito romano in maniera definitiva. Io penso che il repertorio del 700 io lo conosco poco, però vedendo nel corso del 600 il rapporto anche ai libri liturgici francesi, è chiaro che il rito romano rimane. E quindi che è quello del comune dei confessori pontifici a cui appunto Luigi IX appartiene. E quindi questo direi che è abbastanza interessante sotto certi aspetti. Ecco. Anche Melani, Alessandro Melani, quando appunto stila il suo testamento, indica delle antifone e dei brani che sono non specifici per San Luigi, ma specifici per diciamo questo comune dei confessori non pontifici. Quindi anche questo è indicativo. Probabilmente la celebrazione del re a un certo punto si faceva in altre tipologie di spettacoli, che erano gli spettacoli en plein air, le grandi feste con gli ambasciatori, eccetera.